C'è un colpo d'occhio spettacolare dietro di lei, perché dove siamo? Siamo al Museo Nicolis, che è un museo internazionale che rappresenta il motorismo storico. Noi siamo molto felici di ospitare eventi sportivi in quanto lo sport è un valore che si coniuga perfettamente con la cultura. Possiamo dire, visto che il Chievo sta andando bene, che stasera magari ingrana la marcia ancora di più? Beh, me lo auguro, e con tutte le macchine che ci sono, il motore insomma può essere una forza in più. Siamo al Museo Nicolis di Villafranca di Verona, un museo storico. Ci sono oltre 200 auto che partono dalle prime, quelle del motore a scoppio del 1800 fino agli anni 70. Ci sono tantissimi esemplari e questa sera qui si festeggia anche il Chievo, c'è la cena di Natale, e in questi esemplari, su questo esemplare, troviamo anche due viaggiatori che possiamo dire in questo momento stanno guidando il Chievo. Hanno fatto ingranare la marcia al Chievo, sono 5 giornate, 5 risultati utili consecutivi, siete andati in gola a Cagliari, state guidando voi. In teoria dai, un buon momento, meglio se magari ci tiriamo ancora un po' più su, che non sarebbe male, però dai, un momento positivo, siamo contenti, ma diciamo che hai fatto delle battute giuste, no? Poi la guida di queste auto non, forse neanche noi sappiamo come fare, ma in campo magari riusciamo ad arrangiarci in questo periodo. Alberto, come ti trovi tu qui sopra? Perché insomma col gol ti trovi bene, diciamo che sei ripartito dopo un periodo in cui lo cercavi, a Cagliari ti sei sbloccato. Ah sì, qua con Meggio mica tanto, perché non so, già ho visto qualche volta che guidava la sua macchina, questa non mi fido tanto, no? A parte gli scherzi, stiamo facendo tutti bene, abbiamo fatto tutti una grande partita a Cagliari, oltre a Cagliari era da un buon periodo che stavamo facendo grandi prestazioni, soprattutto sono arrivati punti importanti e sappiamo che siamo riusciti a raddrizzare la stagione, però non abbiamo fatto nulla, dobbiamo continuare su questa strada e cercare di migliorarci sempre. Questa è un'auto fantastica, un esemplare unico, è una macchina che ha fatto anche la mille miglia. Come dicevi tu, di strada per arrivare alla salvezza ce n'è ancora tanta, come si fa? Si fa sempre a rimanere coi piedi per terra, a ricordarci dove eravamo 5 giornate fa e sapere che dietro c'è gente affamata come noi che non vuole retrocedere, quindi dobbiamo continuare, come ho detto, su questa strada. Siamo un gruppo, penso, fantastico, che stiamo lavorando tutti alla grande, quindi dobbiamo continuare così. Mi sembra di capire che c'è la carica giusta anche per la partita contro l'Inter. Tra l'altro tu con l'Inter hai un buon rapporto, la squadra qui ha segnato di più, la tua prima e unica doppietta proprio all'Inter. Sì, infatti mi porta bene negli ultimi anni, speriamo insomma che sia di buon auspicio anche per lunedì. Io ho visto una squadra che ha acquistato fiducia, che è cambiato, ho visto voi lottare, combattere, rientrare molto anche nei movimenti difensivi. Cosa vi ha dato Maran? Ci ha dato, secondo me, compattezza, sicurezza, organizzazione, e se siamo questi vuol dire che insomma abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Alla fine ecco, la cosa più importante è questa, da remare tutti dalla stessa parte. Magari tu hai avuto anche dei momenti non proprio facili, no? Nelle passate stagioni, come stai vivendo invece questa qui a Verona? All'inizio dicevamo non è stato sicuramente in discesa. Vabbè, ma comunque adesso magari ho anche un po' più esperienza degli anni scorsi, riesco a, diciamo, ad uscire meglio da periodi magari non positivi. All'inizio non era proprio facile, ma l'ambiente mi ha aiutato, i compagni, l'arrivo del nuovo mister, insomma sono tutti i presupposti per far bene da qui alla fine. Alberto invece ormai è un veterano. Veterano no, sono qua da un po' di anni e conosco l'ambiente, che è un ambiente dove lascia tranquilli tutti, e diciamo è una grande famiglia che, come ho detto, speriamo tutti di risollevare il Chievo, di salvarci il prima possibile e di continuare a migliorarci. Chiedo a entrambi una cosa sulla partita di lunedì, sull'Inter, è una squadra in difficoltà, il fatto che abbia perso l'ultima in casa con l'Udinese vi mette chiaramente sull'attenti, perché comunque è sempre giocare contro l'Inter. Come la vedete la squadra di Mancini? È una squadra fatta da campioni, che c'è tante individualità importanti e non dobbiamo scordarci che è l'Inter che in ogni momento può far gol, può risolvere la partita con dei grandi colpi, e come ho detto dobbiamo cercare di fare una partita migliore, cercare di sbagliare il meno possibile. Tu la conosci bene? Ma sì, diciamo che è una squadra che non puoi mai permetterti di sottovalutare, anche se in un periodo no, ma
insomma, ha detto bene Alberto che alla fine è sempre l'Inter, è in un momento negativo, ma noi dobbiamo anche approfittarne di questo. Vediamo come vi accingete a fare il viaggio. No, io scendo perché...